Ecco, stiamo per aprire, quindi l'abbiamo beccato la mattina presto. Presto, Luciano, tu sei un mattiniero, alle 6 inizi subito a scrivere, eh? È vero, io mi sveglio la mattina molto presto, perché chi si sveglia presto... No, te ti alzi presto, poi ti svegli verso mezzogiorno. È vero, questa cosa l'avevo notata anch'io. Lo sai che la diceva questa? Che? La diceva Licio Gelli a suo figliolo. Sei come i svizzeri, che si alzano alle 6 e si svegliano alle 10. Quante cose però, eh. Come è cambiato il tutto. Va bene, allora, iniziamo a parlare. Arcuri, l'hanno mandato via Arcuri. Allora, Arcuri ora tutti rimontano addosso, perché non conta più niente, come tutte le cose che sono qui in Italia. Però Arcuri ha finito la sua carriera alla grande. Perché Arcuri sicuramente sarà una persona che starà benissimo, gli daranno un altro incarico, e sicché ha finito una carriera alla grande. Quindi la situazione è come quella in Italia. Cioè, in Italia tutti quelli come Arcuri finiscono alla grande. Ergo? Non mi metterò per cui va bene, perché ergo, no, ora non lo so, perché questo qui è un altro signore che è venuto al posto di Arcuri, non è questo ergo, è un militare, e i militari potrebbero anche fare del bene. Poi, riguardando a questo, chiunque, chi era? È arrivato un generale dell'esercito. Io, beato, ragazzi. Mica staranno preparando un colpo di Stato, eh. No. Allora, il colpo lo possono fare, perché anche alcuni di colpi ne ha fatti tanti. Poi lo Stato in Italia è quello che è, insomma, bisogna dire anche la verità, lo Stato basta guardare. Ma se vale Draghi, secondo te? Che ha fatto sto Draghi? Sto cazzo. Ah, bene, allora la penso come te. In effetti per ora questo Draghi sta facendo quello che stai dicendo te. L'hai detto con parole abbastanza chiare, limpide e coaro, però per ora è così. E tu? Io personalmente. E noi? Voi? E noi? Chiamo le mani. Chiamo Nando. No, e tu? No, era decente anche nel cielo stupendo. Anche nel Festival di Sanremo, te, perché ti sento ma io. Chiudiamo che col Sanremo. Ecco. Il fatto che non ci siano spettatori ti rende triste o te ne sbatti i coglioni? La penso nel secondo modo io. Riguardo che non ci sono spettatori, io credo che Sanremo non abbia mai avuto grandi spettatori. Ha avuto persone paganti. E le pagano anche abbastanza bene per andare a Sanremo. Tu lo guarderai? No, io non lo guardo Sanremo. No, no, no. Io non lo guardo perché è un tipo di santo che non piace. E poi remo poco io. Devo dire la verità, remo poco, sì. Sì, sono realtà, però c'è chi rema, chi non rema. Io remo poco. E poi voglio remare per me. Basta. Cioè, ognuno... Ognuno per sé. Ognuno non, il suo patino non di non tiri salvatore. I remi in barca. Ognuno il suo patino di salvatore. Dai il patino te, ho fatto io? Sto cazzo. Un'altra volta. C'è questa storia che sta andando per le lunghe, però colpisce in un modo impressionante. Devo dire la verità, giustamente, Livorno è Livorno. E vieni questo... per salutare? Sto per salutare? Che lampica te. Di che? Sto cazzo. No, questo è forte. No, ma Bellina, però sai cosa mi colpisce in tutta questa storia? Sto cazzo. Bravo. Ciao Luciano. Ciao ragazzi, a presto, mi raccomando, tutto come prima.